Bene, introduciamo subito questo nuovo giudizio universale con la farsa del biglietto di Carrara. Ecco, questo è una allucinazione in cui è caduto il calcio italiano, ma soprattutto quello della Lega Pro. Noi siamo entrati con questa cosa qui dentro lo stadio di Carrara. Io in un gesto iconoclasta a questo punto lo appallottolo, lo lancio in aria e sicuramente, secondo me, di testa lo chiapperà qualcuno. Caro Yanga, i gol di testa si fanno così. Ecco, di testa chiaramente ricappa tutte lui, se ci fosse stato il professor Marcicci centravanti Si noi, passava in vantaggio. perfetto, e sarebbe stata tutta un'altra partita. Allora, quando si perde male ora, Sì, eh? pensavo che dopo Ancona si fosse rimesso a posto le cose, ma non ci siamo. Senti, allora ascolta professore, io ti posso fare delle domande un po' indiscrete. Può. Allora, che mi fa? Mi dà del lei? Poi, poi. Allora, come la interpreti questa partita? Vabbè, insomma, ci sono stati degli errori, ma secondo te c'è stata volontà di dare qualche segnale da parte dei giocatori verso l'ambiente oppure no? O hanno perso così perché quell'altro si è Non proposto? credo che abbiano voluto dare qualche segnale perché altrimenti non si spiegherebbe poi all'arrembaggio del primo tempo, dai, cercare di passare in vantaggio. Si è preso purtroppo 3 gol a difesa schierata, i primi due sicuramente, la cosa mi ha lasciato un po' da pensare. Eh sì, effettivamente è vero. Senti professore, allora facciamo così. Io inizio ad enumerare, diciamo, il mio giudizio Vai, vai, iniziale. Te mi segui? ti seguo. Va bene. Allora, Montipò non ci pare abbia grosse responsabilità sulle reti, forse un pochino sulla terza, e ci tiene a galla con il rigore parato, voto 6,5. Brisica, Dzeko, Arrozoiak. Paramatti, patisce gli uno contro uno ed infatti causa un rigore, ci mette tutto ciò che ha, voto 5,5. Puente, Sair, anche se non ci metteva la mano era uguale, eh. Portanova, non la sua migliore partita in chiusura, sbaglia anche molti appoggi, voto 5,5. Bridge, Rapi. Celiento, gioca svogliato e con poca testa, come testimonia l'assurdo, io non ce la fo oggi, vi dico la verità. Come testimonia l'assurdo passaggio in orizzontale che causa la prima rete, voto 5. Nemmeno alle scuole calcio te non segna non fa queste cose. Vediamo un pochino, Bridge e vado. E vado? Boron, pesticcia assai, ma non ricordiamo un'azione degna di nota sulla fascia di competenza. Voto 5,5. Voriddi ga Nukeda Shimazu. Questo è quello giapponese. È giapponese. Bastoni, prova anonima, senza mai un sussulto o un tentativo di rendersi pericoloso. Voto 5,5. Bridge ka Heli. Che è questo qui? È È somalo. Klingon, è È questo qui. somalo. D'Ambrosio. No, Minotti, ho saltato Minotti, scusatemi. Gioca spesso di primo e ciò è un valore aggiunto, ma appare ancora troppo compassato. Voto 6 di stima. Bridge Ukumpuma. D'Ambrosio non è chiaramente un esterno e si vede, sebbene nel primo tempo spinga parecchio nei primi minuti. Voto 5,5. Bridge Holabalalau. Yamga sta più per terra che in piedi, sovrastato dal 6 suo. Ha comunque il tempo di sbagliare una bella rete di testa. È bella Voto parecchio perché il portiere 5. era uscito a pidare farfalle. Puente, salga! Mastro Nunzio, ma è davvero pericoloso, tenta almeno di salvare la faccia con la voglia. Voto 5,5. Mokhtar, Pribiliati! La vista, finché la partita ha una sua logica, gioca al meglio e prova anche a fare rete. Non comprendiamo perché non sia stato schierato titolare. Io gli do 10 a Io questo ne ho punto. 10 più anche perché è l'unico che nel secondo tempo ha tirato in porta e ha fatto fare un intervento al loro portiere. Most, get out, grazie!